Nel presente video verrà proposta la procedura di lavaggio e sostituzione olio per il cambio automatico. La prova delle immagini che proporremo è stata effettuata su una vettura BMW 530 cambio ZF con sigla 6HP. Prima di iniziare qualsiasi operazione, si raccomanda l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale e di osservare le norme vigenti per la manipolazione e lo smaltimento dell'olio esausto. Per poter effettuare il lavoro in maniera pratica e veloce, ci avvarremo dell'aiuto di una stazione di ricarica, la ATF 2000. Nelle immagini mostriamo i kit di collegamento in dotazione della stazione. Per il trattamento completo utilizzeremo tre prodotti, dei quali si raccomanda la verifica della compatibilità con il cambio da trattare, un additivo iniziale di lavaggio, con cui rimuovere le morchie e le emulsioni, l'olio per trasmissione automatica con specifiche come dichiarato da casa costruttrice ed infine un secondo additivo che permette di migliorare le performance della trasmissione. Quanto di seguito è descritto può subire delle variazioni in funzione della tipologia del cambio trattato. Si inizia con la ricerca della targhetta identificativa, per mezzo della quale è possibile risalire con certezza alla tipologia di cambio che si sta per trattare. Successivamente l'individuazione sulla trasmissione della mandata e del ritorno del lubrificante allo scambiatore di calore, quindi del tappo relativo al controllo del livello olio, ed infine dello scarico del lubrificante. Iniziamo con le operazioni necessarie per il collegamento: svitare la vite di blocco della flangia di sostegno dei tubi olio, installare i raccordi per permettere il successivo collegamento alla stazione ATF 2000, tramite i raccordi appena posti, collegare il tubo nero all'uscita del cambio ed il tubo trasparente alla giunzione dello scambiatore di calore. Porre le manopole come ben indicato nel video. È possibile verificare il corretto collegamento visualizzando la risalita dell'olio dal tubo trasparente mettendo in moto l'auto. Spegnere il motore successivamente alla verifica. Viene proposto uno schema esemplificativo di quello che è il giusto collegamento del cambio alla stazione. In alcune tipologie di cambi è possibile creare un collegamento alternativo come mostrato nella seguente slide rappresentante lo schema 2. Attenzione! In questo caso l'operazione di lavaggio radiatore non va eseguita. Alimentare elettricamente la stazione ATF 2000. Miscelare il fluido di lavaggio con dell'olio cambio. Inserire il tubo trasparente di collegamento della stazione alla tanica posteriore, nella miscela appena prodotta utilizzando un apposito raccordo. Ruotare le manopole come ben proposto dal video. Inserire l'additivo premendo il pulsante di accensione, denominato power, e ripremerlo allorquando tutto il fluido di lavaggio è stato inserito nel cambio. Riposizionare le manopole nella configurazione come dal video. Accendere il motore per porre l'olio in circolo. Muovere la leva del cambio, selezionando i vari rapporti così da permettere il passaggio del fluido nella totalità degli organi della trasmissione. Tramite i manometri è possibile visualizzare la pressione nelle varie marce. A volte se ne può riscontrare un leggero incremento a seguito del lavaggio. Ciò è da considerarsi indice di corretta pulizia. Spegnere il motore dopo 15-20 minuti. Con le manopole posizionate, come ben chiaro dal video, accendere il motore per scaricare l'olio della coppa. Arrestare immediatamente il motore allorquando dall'ampolla sinistra Used Oil compaiono delle bolle d'aria e la pressione del manometro scende.
È possibile avere il riscontro dell'olio scaricato tramite la finestra della tanica interna alla stazione. Svitare tutte le viti di collegamento della coppa e rimuovere la stessa. In questo caso la coppa integra il filtro. Qualora non fosse così, smontare il filtro, smontare la coppa e pulire accuratamente la stessa. Al momento dell'operazione l'autovettura aveva percorso 37.000 km. Da notare l'accumulo di morchie nonostante l'esiguo chilometraggio. Inserire l'olio nell'apposita tanica. Qualora si fosse collegato il cambio alla stazione, come da schema 2, la seguente operazione va saltata. Con le manopole configurate come da immagine, inserire l'olio premendo il pulsante di accensione denominato Power. Raccogliere l'olio in caduta ed interrompere l'operazione premendo nuovamente il pulsante quando vediamo che cade il lubrificante pulito, segno che tutto il vecchio è stato rimosso. Con la precedente azione l'operazione di lavaggio radiatore è terminata. Da qui in poi le operazioni sono in comune per entrambe le tipologie di collegamento. Montare una nuova coppa dell'olio. Con la seguente operazione inseriamo nel cambio una quantità d'olio sufficiente per compiere le operazioni seguenti. Nel caso specifico di 9 litri totali sono stati inseriti circa 4 litri di pre-riempimento. In questa tipologia di cambio la corretta quantità di pre-riempimento da inserire è riscontrabile tramite la fuoriuscita di olio dall'apposita luce del controllo livello. Con la posizione delle manopole invariata rispetto all'operazione precedente, premere il pulsante di comando Power. Interrompere l'operazione premendo nuovamente il comando quando il pre-riempimento è completato. Procedere al lavaggio, premere l'interruttore Power e accendere il motore. Dalle apposite ampolle poste sulla stazione è possibile verificare il colore dell'olio in entrata ed il colore dell'olio in uscita dal cambio. Quando questi diventano analoghi, allora è possibile spegnere il motore e bloccare l'azionamento della stazione di ricarica, premendo nuovamente il pulsante di comando. Scollegare i tubi di giunzione del cambio con la ATF2000 e ripristinare i collegamenti propri dell'auto. Miscelare l'additivo per migliorare le performance della trasmissione con l'olio cambio. Inserire il tubo trasparente di collegamento della stazione alla tanica posteriore, nella miscela appena prodotta, utilizzando un apposito raccordo. Collegare l'apposita giunzione al tubo trasparente di mandata della stazione ed inserirla nella luce del controllo livello olio. Lasciare invariata la configurazione delle manopole ed azionare la pompa dell'ATF2000. Premere nuovamente il pulsante Power allorquando tutto il fluido è stato immesso. Porre le manopole come indicato nel video. Premere il pulsante di attivazione della pompa e mettere in moto l'auto. Ripremere il pulsante quando si raggiunge il corretto livello testimoniato dalla fuoriuscita dello stesso. In ultimo, serrare il tappo del controllo olio. Eseguire un test su strada per la verifica del funzionamento della vettura e ricontrollare il livello dell'olio. Di seguito illustriamo la configurazione necessaria per l'utilizzo del sistema dipstick. Questa procedura può essere adoperata su cambi automatici sigillati Seal System. È indispensabile la presenza dell'asta per la misurazione del livello dell'olio sul cambio. Le immagini mostrano l'applicazione su di una trasmissione automatica di una Mercedes classe A. Identificare il tappo dell'asta controllo olio. Da questo ingresso manualmente verrà inserito l'additivo di lavaggio e il fluido per migliorare le performance del cambio.
Per eseguire le operazioni di svuotamento dell'olio dalla coppa e di carica dell'olio nuovo, collegare il tubo trasparente lateralmente alla stazione di ricarica nell'ingresso denominato dipstick outlet e inserire l'altro capo nel cambio sino al fondo, come da immagine. Girare i rubinetti principali come indicato nell'immagine. Collegare tra di loro i tubi di pressure e return tramite un raccordo maschio-maschio. Nel caso di estrazione dell'olio dal cambio, ruotare le manopole DS1 e DS2 come da immagine. Premere il comando principale Power e ripremerlo quando nell'ampolla Used Oil appaiono delle bolle d'aria. Per quel che concerne la carica dell'olio nuovo, ruotare le manopole DS1 e DS2 come indicato a video. Premere il comando principale Power per l'azionamento della pompa e ripremerlo allorquando è stata inserita nel cambio una quantità idonea. Nelle seguenti immagini mostriamo l'operazione conclusiva, la rimozione dell'olio esausto dalla stazione di ricarica. Posizionare le manopole come da immagine. Inserire il tubo trasparente in una tanica e premere il comando principale. Ripremere il pulsante allorquando tutto l'olio esausto è stato rimosso dalla stazione di ricarica. Infine, mostriamo come sia semplice il reperimento dei dati indispensabili per il giusto trattamento del cambio via web, come ad esempio la quantità dell'olio necessaria e la procedura di controllo del livello olio.